Bene a tutti ragazzi, sono sempre io, HKiller, e oggi siamo qui sul mitico Call of Duty 1, la grande offensiva. Questo qui ragazzi, come potete vedere, è la prova che il gioco funziona. Vedete benissimo che io sono dentro il gioco, il mio nome è Akatosh perché HKiller era già occupato, non so come mai. E il gioco funziona perfettamente, per farvi finalmente vedere che comunque appunto funziona. Vi sto facendo vedere una bella partitina qua sul server con un pochino di giocatori, un po' tanti devo dire. Un po' di lag perché il server fa un po' schifo, non lo so. Comunque. Ah, giusto, quelli qua non si può salire. Che dire? Come vi aveva già detto Omicronix nel video, appunto questo gioco qui funziona. Funziona, devo dire, anche abbastanza bene dopo la crack fix che ha pubblicato. Funziona ancora meglio. Intanto dobbiamo distruggere quel carro armatino lì. Cazzo, mi spara, come cavolo fa? Boh, chi lo sa. Sarà stata la lag? Sarò stato io che sono un nabbo? No, si sa. Ah, devo aspettare un tot di secondi persino. Ok, perfetto. Scrivo nella chat. Ciao. Alziamoci, corriamo qui. Ah, qua ci sono anche le granate, giusto? Cioè ragazzi, non so se lo sapete, ma ci sono persino quelle fumogene. Sono davvero lollose. Vabbè, proviamo a spaccare, vediamo se si rompe. Non credo proprio che sia come in Battlefield. Ok, non funziona. Comunque questo video qui spero che non venga troppo lungo, comunque. Perché è solamente un video dove vi dimostra che appunto il gioco funziona. Sono anche stracontento che funzioni perché il gioco è davvero divertente. Proviamo ad andare avanti. Quello lì alleato, vero? Niente. Io ho visto un tizio merdoso. Vedete che ricarico, ragazzi. Oh merda, ci si può anche sdraiare. Che figo. Anche per essere un vecchio gioco si possono fare un botto di cose. Poi il bello di questo gioco qui, come ricorda troppo Battlefield, perché tipo si possono usare i veicoli, tipo i carro armati e le jeep. Colpito ragazzi, comunque si possono usare le jeep, i carro armati. E poi vabbè, le mappe sono davvero immense, cazzo. Camperone con l'MG 42. Vabbè. Proviamo a cambiare classe. Dai, proviamo questo qui. Ah, è vero che noi siamo i russi. Ah no, che schifo sto qui. Che merda. Cambiamo subito. Proviamo a mettere Mosin Nagant. No. Squadra. Prendere i tedeschi. Non credo. Ok, non ci fa andare. Allora, non importa. Boh, noi scendiamo di qui. Cambiamo, prendiamo, poi ci prendiamo il Mosin Nagant di nuovo. Andiamo avanti con la pistolina, dai. Comunque vedete, la grafica non è che sia fantastica, comunque. Qualcosa di accettabile, dai. Per essere uno tra i primi Call of Duty ci sta. Porca troia. No, barbone! Stupido mitraglione, come ha fatto ad ucciderlo, a non ucciderlo, chi lo sa? Comunque. Scusate ragazzi, interruzione. Allora. Vediamo un po'. Se c'è dentro, andiamo a camperare là sopra qua. Si può persino camperare, ragazzi. Troppo intelligente sto gioco. Allora, si può salire di qui, no? Saliamo di qua. Ok. Adesso, vabbè, dopo questa qui faccio l'ultima morte e poi chiudiamo il video così. Comunque vi ho fatto vedere che si può benissimo giocare. Ok,
E si possono uccidere gli alleati? No, boh, non credo. Ah, qua volendo si può prendere anche bazooka. No, questo qui, dai, più figo. Vabbè, non esageriamo, lol. Comunque ci sono ancora un botto di persone che giocano a Call of Duty. Sembra strano, ma ci sono, già solamente in questo server qui ce ne saranno 21 più 21, ci sono 42 giocatori. E devo dire che va bene. Comunque più altri 3 giocatori di cambi spettatori, comunque. Ci sta. Si può dire che ci sta. Allora, facciamogli un una bazzucata. Vedo dove sta. Ehi, ho ucciso Duke. Usciamo, dai. C'è una cazzata da camper. Qua tutti sti fumogeni, lanciamoci anche noi. Ale. No, vabbè. Come non detto, ragazzi, direi che si può appunto andare. Sì, andare, buonanotte. Si può concludere questo video facendovi vedere la prova che il gioco funziona. Io sono riuscito a registrare comunque perché sto usando, non sto usando Fraps ma Bandicam. E comunque si può giocare, appunto. Qui laggava come una merda. E niente, spero che il tutorial e questo video qui dimostrativo vi sia stato utile. Iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace e alla prossima, ragazzi.